Siamo a Cerenza Valfortore, al nuovo eliporto che la Regione Puglia ha appena inaugurato. Come vedete alle mie spalle c'è l'elicottero che ha raggiunto lo splendido paese dei Monti Dauni. Il panorama qui intorno è mozzafiato. È il settimo eliporto funzionante su questa rete eliportuale pugliese. Ce ne sono 10, i prossimi saranno quelli di Bari Policlinico, Supersano nel Salento e sul Gargano a Peschici. Ricordiamo che sul Gargano c'è anche un'altra base, quella di Vieste, e c'è poi quella inaugurata l'inverno scorso di San Giovanni Rotondo. Noi abbiamo sentito il sindaco di Cerenza Valfortore, Francesco Santoro. Io manderei in onda questo contributo. Sindaco, questa per Cerenza è una grandissima vittoria. Ci sono un po' di problemi ancora legati alla viabilità sulle strade, però in elicottero si arriva agevolmente. Questo è il messaggio. Lei mi ha rubato una battuta che volevo rivolgere ai nostri assessori e rappresentanti provinciali, i quali ovviamente siamo tutti soddisfatti di questa struttura, però non vorrei che pensassero che si arrivi in elicottero e invece poi dopo non si possa raggiungere per le strade, anche perché l'elicottero ha una sala di primo intervento, però ovviamente deve avvicinarsi l'ambulanza. Non vorrei che arrivi l'elicottero e poi non possa arrivare l'ambulanza con il malato. Vabbè, ma questo può essere una battuta, ma che comunque fotografa un po' la difficoltà della percorrenza stradale. Voi che siete arrivati qua l'avrete potuto vedere con occhi, però a parte questo la struttura focalizza un'importanza straordinaria per il territorio. È messa in posizione baricentrica tra il comune di Carlantino, il comune di Celenza, il comune di San Marco e il comune di Volturara Apula, che sono i comuni più decentrati rispetto alla provincia di Foggia e per questo quindi difficilmente raggiungibili in casi di necessità. E abbiamo sentito il sindaco di Cerenza Valfortore, Francesco Santoro, che ha parlato giustamente del fatto che c'è una rete eliportuale che comprende i Monti Dauni, ma non ci sono le strade sui Monti Dauni, che d'inverno sono quasi sempre isolati, soprattutto Cerenza Valfortore, San Marco La Catola e Carlantino. Bisognerebbe aggiustare le strade da parte di regione e provincia, bisognerebbe programmare di più, ma soprattutto bisognerebbe organizzarsi meglio, anche perché questi elicotteri, questo che vedete alle mie spalle, non sono stati istituiti a fini turistici, ma per l'elisoccorso, per l'eliambulanza. La linea allo studio.